Ok, un'ora fa ho messo il primo video. Vediamo quante views ha fatto. Porca puttana. L'altro giorno ero in call con un cliente ed è andata più o meno così. Allora, su Instagram non si sta crescendo per niente. Ma infatti perché non fai TikTok? Ma TikTok è per chi fa i balletti. Ma e io ad esempio non faccio i balletti. Ma Andrei, l'opportunità è passata 2 anni fa. Lo dicano tutti, però c'è ancora gente che cresce dal nulla su TikTok. Senti, non rompere il figlio di puttana. Ok, l'ultima parte no, però più o meno è andata così. Ma adesso tutti quanti hanno l'enorme potenziale di crescere sui social, fare più soldi, forse anche tu, ma non lo fanno perché l'opportunità è passata, oppure perché TikTok è ormai saturo. TikTok è ormai... Vorrei iniziare a fare TikTok, però ormai è tutta fortuna e i miei video fanno solamente 300 views. È perché non sai fare i video. E sono tutti quanti così. Una mattata. Ecco come fare 300.000 euro al mese. Devi avere il mindset. Signore, cosa ne pensi degli uomini? Certo che le donne sono stupide. Ci sono due cose principali che ti interessano se vuoi che il tuo video vada virale. Se non le rispetti, il video fa 200 views. Se le rispetti, il video va virale. Quando? Sempre. Quasi. Non è difficilissimo e sto per fucking provartelo. Quindi vieni con me, facciamolo! Michele Moltelli ha fatto un video così, ma per YouTube. E userò le sue stesse regole. Non posso usare la mia faccia, non posso usare la mia voce e non posso usare i miei social da 260.000 follower per spargere la voce. Dillo alla mamma, dillo all'avvocato. Io faccio davvero video nuovi ed è davvero segreto. Così vi mostro che tutto real, tutto possibile anche per voi, se solo c'hai lavoro, impegno e un po' di creatività. Quindi devo trovare un modo per nascondere questa bella faccia. Ce l'ho. Un fucking passamontagna. E così non mi riconosce nessuno. Guanti neri, balaclava. E per la voce invece userò questa voce. Per chi se lo chiedesse, è una voce presa da Eleven Labs, un sito tipo Loquendo. Cazzo, immagina se Capo Bastone avesse avuto accesso a questa voce. Ciao, aggagagagga. Andrei, perché mi devi criticare? Non ti sto criticando. L'idea è usare Level Labs per fare la voce. Poi prendo l'audio e provo a fargli il labiale. Del tipo che provo a copiare quello che dice e ridirlo a voce. Ed è più difficile di quello che sembra. Guarda questo video. Io ti chiudo in una stanza buia e devi stare lì per il resto della tua vita. Ora, se tu devi metterti a pensare a quello che funziona su internet, cosa funziona? Esattamente, tipe fighe, meme stupidi, gatti e roba depressa in cui tutti quanti si ritrovano. E io non sono Tommaso, ma Coraggi, quindi niente tipe pagate. Siccome ho gli amici e una famiglia che mi vuole bene, non faccio una pagina di meme. Ho più di 12 anni, quindi niente gatti. Però, essendo un adulto Gen Z che vive in Italia, pagando le tasse e i contributi per una pensione che non avrò, una pagina depressa che ti fa pensare è perfetta, è adatta. Sto scherzando. Ci sono molti tipi di contenuti che puoi fare, ma è solo un modo per farti stare attento, perché altrimenti la tua attenzione di un criceto depresso ti fa andare al prossimo video. Non guardare quale prossimo video c'è sotto, non guardarlo. Ma quello che sto facendo adesso è una di quelle due cose che ti servono per far mandare video virali sempre. Quindi se vuoi capire come ti sto manipolando, tipo la tua ex, continua a guardare questo video. Anche perché l'immagine di un tipo mascherato che ti dice le cose come stanno è un po' artistica, ispira un sacco, attira l'attenzione. Non so neanche se qualcuno lo sta già facendo in italiano, probabilmente no. Ero lì in ufficio che stavo scrivendo un copy per un mio cliente, poi ho pensato, cazzo, effettivamente devo ancora fare il primo video. E come argomento inizialmente non sapevo cosa scegliere, però mi sono ricordato un argomento random che capisco: gli aerei, gli aeroplani. Era quindi arrivato il momento di usare uno di quei due elementi che ti ho detto per la viralità. Queste due cose non possono mancare, sono tipo Steve Jobs di Apple con il dolce vita, l'Italia e le tasse, la tipa figa e il ghosting, perché l'hai scritto due volte. I due ingredienti sono un buon hook e un buon tasso di mantenimento. E sento già: Andrea, ma io so già tutte queste cose. Se sapessi tutte queste cose avresti già un profilo con un sacco di views, ma non ce l'hai. E ti garantisco che gli hashtag non fanno una grossa differenza. Non devi fare video corti. Gli highlight dei podcast non vanno. Non ti basta mettere i sottotitoli così. Non importa se usi il suono virale. Non importa se fai i trend. E non importa se mi incolli la faccia di Steven Basalari su ogni cosa che fai. Il primo video che ho fatto su questo profilo riguardava la salute mentale e un ragazzo che ha rubato un aereo. Se lo vuoi vedere, alla fine di questo video ti ricorderò il profilo e di andarlo a vedere. Per adesso quello che importa è che il video dura 1 minuto e 39 secondi. Su TikTok bisogna fare video corti.
Quindi registro, edito, pubblico e bam, primo video online. Primo giorno aveva già superato le 10.000 views ed era il primo video, primo giorno, 1:30 passa, 10k views più. Ma aspetta, perché nel frattempo è passato il tempo, il video è arrivato a un totale di 200.000 views passa. E se non ci credi, puoi andare a controllare. Il video è pubblico, il profilo era appena stato creato, i commenti sono reali, l'engagement è reale e ti metto qui pure le analitiche del video, così puoi fermarti e andare a vedere. Uno potrebbe dire che è tutta fortuna, ma l'ho fatto varie volte, con vari profili, non è il primo. Adesso ci credi che c'è qualcosa che quelli che fanno successo sanno che tu non sai? E continua a guardare, perché voglio spiegarti come usare quei due elementi per andare virale. Il secondo video ha fatto 40.000 views, il terzo 7.000, il quarto 24.000, il quinto 66.000. Sono già arrivato a 3.700 follower. Uno scienziato, ma per i social. C'è da dire che alcuni mi hanno riconosciuto, forse per gli occhi, forse per la bocca. E voi che mi avete riconosciuto siete dei fucking stalker. Però se vai a leggere la maggior parte dei commenti, non sanno chi sono, non se ne fregano niente, sono gente random. Quindi l'anonimato è rimasto. E comunque sia, non sono Favij, quindi non è che sono guarda quanti iscritti ho, sono 5.000, quindi non mi rompo. Come ti ho detto, ci sono due ingredienti principali per fare contenuti del genere: il hook e la retention rate. L'hook è composto dalla prima cosa che si vede nel video: quello che dici, quello che fai, la musica di sfondo, il tuo tono di voce. Il hook in italiano si chiama amo, e non sto parlando di pesca, anche se la logica è simile. Nel contesto dei video, look è quella prima impressione, quelle prime due parole o immagini che catturano l'attenzione del tuo pubblico. Quello è importante perché se una persona scrolla, usa quella prima cosa che vede per decidere se guardare oppure no il video. Ma perché ho sta merda? È come il titolo e la copertina di un libro. Decidi se il libro ti interessa oppure no in base alle prime cose che vedi, oppure in base a quanto è famoso e tua madre ti ha detto di leggerlo, perché è un libro che fa pensare ogni volta che lo rivedi. Infatti, come copertina per il primo video c'è scritto: questo è il video più triste che vedrai oggi. Fa dire alle persone: ah sì? Che cosa? Chissà cosa contiene questo video, se è così triste. Chissà cosa contiene. E anche se tanti dicono non giudicare un libro dalla copertina, lo sappiamo che lo stai facendo. Tipo, se vai in un paese e vedi un libro di turismo sopra, che è che lo va a leggere? Scopie. C'è da parlare di quell'altro elemento della viralità, viralità, la retention rate. Hai visto che in questo video sto continuando a cambiare inquadratura spasticamente? Lo faccio per mantenere l'attenzione. E su TikTok questo è importantissimo. Questo tipo è il CEO di TikTok. Ogni volta che tu pubblichi qualcosa sulla sua piattaforma, in collaborazione con lui, guarda quanto è simpatico. Cos'è che lui vuole? Lui vuole tenere le persone su questa piattaforma il più tempo che fisicamente riesce, perché questo è il modo in cui loro fanno i soldi. Ogni tanto, quando scorri, trovi una pubblicità e per Ciccio Riscotti, e per quella pubblicità un'azienda ha pagato soldi. Quindi se le persone vanno via da TikTok, a lui non va bene, perché vuol dire che meno persone guardano meno pubblicità, quindi meno soldi per lui. Quindi il suo obiettivo è tenere le persone il più possibile su TikTok. In parole povere, tu devi incollare le persone al tuo video, non le devi far andare via, perché così TikTok fa più soldi. È per quello che manda virali i contenuti e le persone guardano, ed è per quello che video come questo fanno più views di video come questo, perché le persone lo stanno a guardare di più. È per quello che i video parlati ne trovi pochissimi. Quanti ce ne saranno? Devi proprio trovarli, perché quei pochi che vengono fatti sono quelli che intrattengono davvero, e tra l'altro c'è anche meno concorrenza. Forse mi sono dilungato un po' troppo in questo, ma quando tu vai a vedere le analitiche di un tuo video, più views hanno, più è probabile che questo grafico qui, il tasso di mantenimento, sia buono. Questo è il tasso di mantenimento del primo video, quello da 200k. Come vedi, qui all'inizio ci sono tante persone e poi piano piano vanno via fino alla fine. Un video che fa pochissime views invece ha un tasso di mantenimento peggiore, tipo questo. Ora, ci sono altre cose complicate, tipo più il tuo video è lungo, più deve essere alto il tuo retention rate. Eccoti un grafico migliore, ma questo non ho tempo di spiegare. Tanti dicono: questo business non è più possibile, questo profilo non si può fare. Nah, fra, è tutta fortuna. Però poi per qualche motivo c'è sempre qualcuno che ci riesce. È veramente fortuna? Non penso. Ci sono strategie specifiche e te lo sto provando. Potrei fare un altro profilo domani e fare risultati simili. Tutto quanto sta nel saper quali sono le strategie giuste. Qualsiasi cosa tu faccia, ti serve avere le strategie. Ho un corso su questo, ma non costa tantissimo, è molto apportabile e ti insegna tutte queste strategie. Voglio farti un esempio di come io la vivevo quando avevo iniziato a fare TikTok. Ciao, vorrei fare TikTok. Ok, di cosa vuoi parlare? Ma vorrei parlare di copywriting, business e roba del tipo. Uff,
Fai. Cosa c'è? Quello è un argomento difficile, molto complesso fare views con questo, quindi devo arrendermi. No, però magari puoi fare video come questo, in cui indichi cose, c'è la musica del cazzo. Che video di merda, ma no, ma non lo voglio fare così. Voglio fare un video in cui parlo e contenuti che le sono utili. Fammi indovinare, vuoi anche vendere con questo? Sì, voglio anche vendere. Allora devi usare questo hashtag e devi usare questi suoni e devi fare queste cose qui. Non è vero. Perché le persone vogliono guardare buoni video. Gli hashtag non funzionano. Io ne metto tipo due a caso. Devi saper fare buoni contenuti che le persone vogliono guardare. L'unico motivo per cui non hai ancora le views che vorresti avere è perché non lo sai fare. OutViral è il corso in cui ti insegno tutte queste cose. Andiamo nel dettaglio su tutto quanto. E puoi anche inviare video nel mio gruppo Telegram, in cui avrai revisione del video, un po' di dissing da persone che lo fanno meglio di te. Spero che questo video ti abbia dato la spinta necessaria per iniziare a fare TikTok, perché basta un video che va virale e la tua vita cambia per sempre. Link qui sotto per entrare in OutViral. Prima di dire no, è solo un corso, non lo voglio comprare, dacci un'occhiata, ok? Dai un'occhiata, se ti interessa, vedi se ti ispira, e poi decidi tu se vuoi entrare oppure no. I'm done, il futuro è nostro, ciao.